Ciao a tutti, oggi finalmente nuovo video, non vedevo l'ora di fare questo video perché ho da mostrarvi tantissime tantissime cose e come leggerete dal titolo è un mega video haul di acquisti al DM. Prima di iniziare, piccolissima parentesi riguardo al trucco che ho oggi. Niente di particolare, mi sono truccata molto velocemente giusto per essere presentabile, perché sapete che quando non vado al lavoro cerco di, anche per pigrizia, diciamo, non faccio mai niente di che. Però insomma volevo girarvi questo video, volevo approfittarne anche della bellissima giornata di oggi che ci sta regalando un pochettino di caldo, tanto da riuscire a tenere un pochettino le finestre aperte, e che mi fa molto piacere perché mi permette di usufruire, di godere di questa bellissima vista e di questo caldo così insomma piacevole, finalmente, tanto che si sta quasi meglio fuori che dentro, ma purtroppo fuori ancora non mi sono organizzata per fare video, per girare video esterni, quindi insomma per oggi stiamo ancora qui, ma sicuramente mi adopererò per fare in modo di fare qualche video esterno, perché è troppo bello adesso che finalmente forse sta per arrivare il caldo e la bella stagione, bisogna approfittarne. Comunque, tornando a noi, dicevo, look molto semplice, monocolore praticamente, utilizzando quasi esclusivamente un solo prodotto. È un prodotto che avevo accantonato, come la metà, se non di quasi tutti i prodotti che ho, perché purtroppo da quando ho iniziato a fare questo di mestiere, ho iniziato a utilizzare altri tipi di prodotti, per cui molti prodotti che prima acquistavo li ho un po' lasciati da parte, non perché non mi piacessero più, anzi, ma perché con la quantità enorme di prodotti che ho purtroppo non si può utilizzare sempre gli stessi. Ci sono prodotti che pur avendoli utilizzati sono talmente anche tanti come quantità che è difficile andare a consumarli, per cui mi sono accorta che, facendo un po' di ripulisti nei cassetti in questi giorni, avere nel cassetto questo ancora questo blush di Elf, che per chi magari mi segue da tanto lo sa, è stato il mio primo amore come brand, e ho addirittura tutta una playlist di acquisti Elf che, se andate a guardare sul canale, insomma, troverete da proprio il mio primo acquisto fino agli ultimi, e forse qualcuno ne manca, ma poi avevo smesso di montarli e di caricarli perché ero rimasta insomma indietro, non avevo più avuto tempo e c'è stato quel momento di stallo del canale per cui non li avevo più caricati. Comunque stiamo parlando dell'HD Blush di Elf, che è questo prodotto qui, che come vedete a stare nel cassetto mi si è crepato. L'avevo messo a testa in giù per evitare insomma che sedimentasse sul fondo, però in realtà mi è sedimentato comunque, è diventato un po' secco comunque. È ancora utilizzabile perché comunque un po' a fatica, quindi non più liquido come prima, ma il prodotto ancora un po' esce, per cui ho voluto utilizzarlo per questo look, e l'ho utilizzato sia sulle guance che sulle labbra che come base sugli occhi, quindi per creare questa leggera ombreggiatura sempre appunto su questo color corallo rosato. Di questa linea io tra l'altro ne ho diversi, ne ho due di Elf, uno appunto era questo qui, fucsia scuro, che è successa la stessa identica cosa, uno era di Vivo, questo qui, un altro colore un pochettino più naturale, e un altro ancora che avevo era di Essence della collezione di Yotz. Figuratevi quanti anni ha questo prodotto. Nonostante insomma li abbia comunque utilizzati, la quantità è talmente tanta e se ne usa talmente poco, perché basta veramente una goccina di prodotto per fare praticamente entrambe le guance, figuratevi, quindi purtroppo il prodotto è ancora quasi intatto, e quando li ho visti oggi lì così secchi ho detto no, che coglioni, mi dispiace sempre quando mi rendo conto di avere tante cose che non riesco a utilizzare, e la cosa continua anche adesso, non è che cambia qualcosa. Allora ho detto vabbè dai, utilizziamo questo oggi, poi non volevo fare niente di che, per cui semplicemente l'ho usato sia sulle guance che sugli occhi che sulle labbra. Sulle labbra poi, siccome è un prodotto un po' secco, ho messo un pochettino di burro cacao sopra, giusto per dargli un pochettino di lucido e per ammorbidirle un pochettino,
Il colore a me piace tantissimo, lo trovo molto estivo, in più si intonava a questi fiorellini, per cui ho detto, ma sì, dai, mettiamo anche fiorellini oggi per girare il video, facciamo un po' di festa, anche perché questo video mi piace tantissimo, quindi ci tenevo a essere anche carina, diciamo così, per l'occasione, ecco, più o meno carina, non troppo. Comunque, parliamo di DM. Allora, per chi non lo sapesse, DM è un discount, una drogheria market, famosissimo su YouTube e famosissimo soprattutto in paesi stranieri tedeschi, ma di origine appunto tedesche, questo discount. E si trova appunto spesso in paesi come la Germania, l'Austria, la Slovenia, la Repubblica Ceca, come si dice, la Croazia, insomma tutti quei paesi. Questi sono quelli dove diciamo l'ho sentito citare, ecco. E è una sorta di acqua e sapone Tigotà, per intenderci, per farvi un paragone con qualcosa di nostro, ecco. Vicino insomma a casa mia dove abitavo prima, vicino a dove abita mia mamma, hanno aperto questi due nuovi negozi Aldi, che anche questo è un supermercato, però più su cibo, cioè più tipo discount alimentare, ecco, sempre di origine tedesca, e questo DM. Cioè, ma che cos'è, ma cosa non è? Quindi sbirciando su internet e ovviamente su YouTube, ho scoperto essere un negozio che in realtà fa impazzire tante di noi qua su YouTube e chi ha la possibilità di poter acquistare in questi negozi fa sempre manbassa di prodotti perché la cosa fighissima è che hanno prodotti a bassissimo prezzo ma di altissima qualità. Hanno prodotti come i nostri, diciamo, di brand conosciuti come potrebbero essere i classici nostri brand, diciamo, di prodotti per la casa e per la cura della persona, più dei loro prodotti specifici, quindi dei marchi loro. In particolare questi due marchi, che sono poi quelli su cui mi sono concentrata io e che ho acquistato io, sono Balea e Alverde. Balea è un brand super economico, appunto marchio loro, dove troviamo diversi prodotti sia per diciamo la cura della persona che della casa, con prezzi veramente bassissimi, ma con ingredienti quasi tutti buoni, ottimi, verdi, non bio, però comunque buoninci. Alverde invece è un brand completamente bio che ha prodotti di skincare, prodotti per capelli, prodotti per il corpo e anche una linea di make-up, tutti di origine naturale, completamente verdi, biologici e chi più ne ha, chi più ne metta. Io, ripeto, non sono fissata con il bio, come vi ho detto più volte in quest'ultimo periodo dove vi ho fatto vedere diversi prodotti skincare che sto utilizzando e che amo, ma ovviamente se il bio è sostenibile, è alla portata di tutti, è economico e non ci spara fuori dei prezzoni esorbitanti, perché no? Perché non approfittarne? La cosa fighissima di questo negozio è che i prezzi sono veramente bassissimi, roba proprio fuori dal normale, cioè se i tedeschi sono troppo avanti, non è possibile che noi per un prodotto bio abbiamo un determinato tipo di spesa, di prezzo e loro invece abbiano tutte queste linee con buoni ingredienti e addirittura bio a dei prezzi così contenuti. Ovviamente il prezzo è la cosa che mi ha attirato di più. Ho visto tantissimi video di acquisti e video recensioni su questi prodotti, per cui mi sono fiondata al DM e ho voluto provare un po' di cose, un po' di cose, un po' tante cose, ma sono super contenta, sono super soddisfatta perché del mio lunghissimo scontrino di ben 75 euro mi sono portata a casa però più di 40 pezzi. Adesso qui non lo so, li avevo contati all'epoca perché quando ero tornata a casa ho fatto vedere la spesa al mio amoroso, ero talmente entusiasta
che mi sono messa a contare quanti pezzi erano e avevamo calcolato che praticamente non veniva neanche 1 euro e 50 al pezzo, praticamente. Infatti, se guardo lo scontrino, non c'è nulla che superi i 3 euro. La cosa, le cose, diciamo, i prodotti che costano di più sono a 2,99 euro. Niente che superi appunto i 2,99, quindi niente sopra i 3 euro. Ovviamente ci sono prodotti da 3 euro, 4 euro, 5 euro, quello è il massimo della spesa, cioè se è arrivata a 5 euro è tanto. Nel mio caso, appunto, facendo una media di tutto quello che ho acquistato e di quello che ho speso, il singolo pezzo, diciamo, il singolo prodotto mi viene un prezzo di 1,20 euro in media. Quindi super, super, super economici, ma di qualità. Ovviamente non ho potuto ancora utilizzare tutto, qualcosa però in queste settimane ho provato, quindi vi faccio vedere tutto quanto e man mano vi dico cosa ho provato e cosa no e cosa ne penso in questo momento. Non so se dirvi anche tutti i prezzi perché sinceramente, come vi ho detto, sono talmente bassi che bene o male, ecco, quelle cifre lì. Cioè, se io guardo qua lo scontrino, 1,99 euro, 1,99 euro, 2,99, 2,49, 1,19 euro, 79 centesimi, 1,19 euro, 99 centesimi, 99 centesimi, cioè tutti i prezzi così. Quindi vabbè, lo tengo sotto mano lo scontrino, che se ho bisogno di mostrarvi qualcosa vi dico. Io tra l'altro prima di andare mi ero fatta praticamente un fogliettino con scritto un po' di prodotti che di cui avevo sentito parlare e che volevo acquistare, volevo provare, me li ero segnati. Alcuni di questi non li ho trovati perché gli stand, alcuni erano vuoti, quindi erano non vuoti, cioè c'erano dei settori dove si capiva che il prodotto era proprio finito, ma c'era. Devono aver avuto un gran boom in questi giorni perché tra l'altro ho scoperto che quando ho aperto, e ormai è aperto un po' di tempo fa, ma io non me ne sono interessata subito purtroppo. La prima settimana, se non sbaglio, addirittura c'era il 20% di sconto su tutto, quindi chi ne ha approfittato in quel momento ha fatto veramente un affarone, veramente. Quando sono stata io, purtroppo alcune cose mancavano, quindi non le ho trovate, ce le ho ancora segnate qui. Addirittura mi ero segnata, siccome sentivo nei video delle ragazze che tutti i prodotti hanno ovviamente la lingua in tedesco, io non so niente di tedesco, proprio non so una parola di tedesco. Ho detto prima di andare là e trovarmi completamente spaesata, è meglio che mi segno due parole chiave. Quindi, tipo, mi ero segnata, non so, pelle mista, mish out, pelle sensibile, come si scriveva, contorno occhi, auge and contour, capelli secchi, trockenes hair. Insomma, mi ero segnata un po' di cose, di come si dicevano, come si scrivevano, in modo che potevo avere, se ero in difficoltà, un qualcosa di riferimento giusto per capire capelli, faccia, pelle. E non andare a comprare delle cose a caso. In realtà non mi è servito, fortunatamente, perché in Italia hanno giustamente, intelligentemente messo delle etichette adesive sui prodotti con la dicitura in italiano, con la descrizione completa in italiano, bella precisa, utilissima. Quindi anche questa è una cosa che al momento mi ha spaventato perché ho detto: ma adesso io dopo io come faccio anche quando arrivo a casa ad aver visto i prodotti scritti tutti in tedesco, che come faccio a ricordarmi cosa sono, E invece no, non c'è problema, quindi felicità, veramente sono super contenta, non vedevo veramente l'ora di farmi questo video, ho preso tantissime cose, e ora ve le mostro subito perché è già un po' che sto parlando. Le ho bene o male, ho preso due borse di roba, le ho bene o male divise in prodotti corpo per lavarsi, capelli e prodotti viso e vari, però lì tiro fuori a caso, diciamo, dal sacchetto, perché se no, se sto lì a selezionarli, a metterveli in ordine logico, non finiamo più, ecco. Quindi vediamo subito. Allora, ho preso sapone mani. Allora, di questo sapone, ecco, mi sta cadendo già tutto. Che problemi. Mi è caduto sul piede, mi sono fatta malissimo. Allora, dicevo, mi sono guardata tantissimi video prima, video haul, video recensioni, ho sentito un pochettino le opinioni anche delle altre ragazze per capire su cosa orientarmi.
Questo è un sapone mani liquido, 500 ml, idratante ed è al miele e latte. Ne avevo sentito parlare da una ragazza in un video che diceva che era molto molto idratante, che si trovava benissimo per quando aveva le mani molto secche d'inverno, le lasciava molto lisce, molto vellutate. Io non amo particolarmente né latte né miele, mio moroso sì, li adora entrambi, io no. Però siccome ho sentito bene rispetto ad altri saponi parlare bene di questo, sono andata su questo, quando l'ho visto, l'ho riconosciuto, ho detto ah sì, ne aveva parlato, ok, quindi tra i vari saponi mani ce ne sono di tutti i tipi, di tutte le profumazioni, perché poi la cosa bellissima di Balea soprattutto è che ha tantissime fragranze molto simpatiche, molto particolari, cioè è una gioia per l'olfatto, per la vista, per tutto, ecco. Calcolate che, ecco, dicevo, mi sono concentrata prevalentemente su Balea e Alverde, che sono i due brand che mi interessavano perché sono quelli che noi non troviamo in altri negozi. Però DM, ecco, prima di altre cose da dirvi, scusate, però è importante, ha appunto nostri brand, ha tutta una parte di trucco dove troviamo anche Catrice, Essence, e altri brand interessanti. Troviamo anche tutta una parte col bio cibo, quindi oltre a tutte le cose per la casa, per la cura della casa, della persona, dei bambini, il make-up, c'è anche una parte con il cibo bio, che per chi è interessato al genere non è male, ecco, quindi una cosa in più. Tornando a noi, dicevo, l'ho riconosciuto dal video di una ragazza che ne parlava bene, quindi l'ho acquistato. Il prezzo è veramente bassissimo, mi sembra un... Adesso stare qua a guardare questo scontrino così lungo e trovarvelo è davvero difficile, ma sarà stata una roba tipo 99 centesimi. Vi ripeto, guarda, se sto a guardare i prezzi non finiamo più, però veramente un prezzo basso, sono 500 ml da mettere sul lavandino in bagno, era carino, non è super elegante perché comunque le confezioni sono semplici, però sono tutte colorate e le fragranze sono tutte molto buone, quindi sono curiosa comunque più che altro per questo di provare a vedere se è veramente così idratante. Faccio i ruttini intanto, scusate, quindi questo. Poi, sempre sapone per le mani, questo mi ricordo che il prezzo era tipo 70 centesimi, veniva 79 centesimi, se non sbaglio. No, vabbè, però siamo lì. Sempre sapone mani, però in versione ricarica. In realtà la quantità mi sono resa conto che è la stessa, quindi questo da 500 ml e anche questo è da 500 ml. Questo ovviamente costa molto meno e siccome io ho il dispenser e il lavandino, sul lavandino, ho voluto provare ad acquistare anche questo perché mi piace a volte tenere il mio dispenser in ceramica che ho e riempirlo con i saponi, i mani, che acquisto. Però, quando compro magari una confezione così, mi scoccia poi ovviamente travasarla. Ce ne sono alcune anche carine che mi piace mettere lì e sostituire, diciamo, no? Di cambiare ogni tanto. Però mi piace anche l'idea di avere le ricariche tipo questa da andare a inserire nel mio dispenser di sapone. Questo è ginger e limone. Anche questo è idratante, vediamo se qua dice qualcosa. No, qua stranamente non c'è l'etichetta solita. Con la descrizione, ma vabbè, lo sapevo che era un sapone mani. Allora, io ripeto, di inci non me ne intendo, non mi interessa particolarmente perché finché si tratta di un sapone mani, magari per altri prodotti vi li faccio vedere gli inci se vi interessa, che così chi di voi è patita può farsi un'idea anche da quel punto di vista. Comunque, prezzo bassissimo, profumo buono, fresco, al mio moroso non piace, a me sì. Beh, sa di zenzero, zenzero e limone, cioè non è che non ci si scappa, i profumi sono quelli. E ho già appunto riempito una volta il dispenser, quindi questo l'ho già utilizzato e ho quello che avanza qua dentro, insomma, da sostituire. Niente da dire, è un sapone mani, cioè che vi devo dire. Poi ho preso un prodotto per il mio moroso, vedrete alcune cose da uomo, perché comunque ero lì ed ero attratta e ho detto volevo fare dei pensierini anche a lui, quindi ho preso alcune cose anche a lui. Siccome lui va in palestra, a differenza mia, ogni tanto lui ci va,
compra sempre, spesso, quei prodotti che hanno che fanno sia, ma come non riesco a parlare, porco due, che fanno sia da bagnoschiuma che da shampoo, quindi doccia shampoo, ecco, che lavano tutto, quindi con un prodotto solo vi lavate tutti. Io li odio molto quei prodotti, ma perché effettivamente ha fretta, ha bisogno di qualcosa veloce da non portarsi dietro miliardi di cose, va in palestra e quant'altro, effettivamente possono essere comodi. Per cui ho visto questo. Costava una stupidaggine, non mi ricordo, mi sembra 99 centesimi. E allora gliel'ho preso e appunto dice balia doccia schiuma e shampoo 2 in 1 profumato. For boys. Dopo che l'ho acquistato mi sono resa conto che in realtà è per ragazzi, cioè però più bambini, ecco, non tanto per adulti, però non credo che cambi più di tanto, Il profumo di questo è bello fresco, nessuno in palestra si domanderà che cosa lui stia usando per lavarsi, credo, quindi va benissimo, il prezzo era bassissimo, una cosa senza troppe pretese, ma che mi piaceva. È una formula molto delicata che protegge la pelle dalla disidratazione. E quindi insomma niente, questo gliel'ho preso. Mi sono resa conto dopo però che era per ragazzi, voi non diteglielo perché lui è ancora convinto che sia una roba, oh sì, for boys, per uomini. Cioè, sapeva che era per ragazzi, ma non ci ha fatto caso alla cosa che magari si scrive for men, se è per uomo. Io neanche, vabbè. Comunque questo per lui. Poi ho preso dei sali da bagno, che bello, troppo carini. Questi li ho già utilizzati, infatti come vedete gli ho messo la mollettina perché li ho utilizzati già 2 volte e sono sali da bagno al profumo di melograno e arancia. Sono venduti in queste bustine, ce ne sono di diverse tipologie, io adoro il melograno, adoro tutto ciò che è agrumato, per cui buonissimi. Cioè, veramente, alla fine di questo video avrò sniffato talmente tanti profumi diversi, tanta roba buona che sarò lì in estasi. Comunque, semplicissimi sali da bagno. Sappiamo insomma tutti come si utilizzano. Questi sono 80 grammi, hanno la bustina appunto così. L'ho già utilizzati 2 volte, ma ce n'è ancora un po'. Per una volta o due, riesco a usarli ancora. Anche questo è il prezzo bassissimo, non lo so, cioè, inutile che ve lo dico. Bello, non faccio spesso il bagno, però per quella volta che appunto ho voglia di rilassarmi, di mettermi comodo, di sdraiarmi nella vasca, ci stanno. Sono quella cosa che ritengo un pochettino un po' una coccola, no? Quindi non è la doccia che magari ci facciamo tutti i giorni, ma è il bagno rilassante che facciamo quella volta che vogliamo prenderci il tempo per noi, magari siamo un po' stressati, vogliamo rilassarci un pochettino. E perché no, sali da bagno ottimi. Per il prezzo che hanno, poi, perché no? Sono da provare. Poi, ho preso, anche questo l'ho già provato perché non ho potuto resistere e quindi un giorno me lo sono portato in doccia e ho detto, ma sì, proviamo. Sempre di Balea, diciamo che ho preso più cose di Balea che di Alverde perché purtroppo di Alverde ho trovato veramente tante cose mancanti. Quindi questa volta mi sono concentrata più su Balea, anche se ho preso alcune cose Alverde. Ma ho tante cose anche da voler provare ancora di Alverde. Però insomma, c'è tempo, proveremo tutto. Allora, questa è una limited edition e ho scoperto appunto che un po' come i brand che piacciono a noi quando fanno le limited edition, anche Balea fa delle limited edition a seconda delle stagioni che sono molto carine e infatti adesso magari appena arriva l'estate correrò a vedere se c'è qualcosa di nuovo per l'estate. Perché sono insomma prodotti così carini che non ci sono sempre. Infatti, qua appunto c'è scritto Limited Edition. Questo è un peeling doccia al profumo di fiori primaverili. Quindi praticamente è un prodotto per lavarsi che però oltre a permetterci di lavarci ci permette anche di esfogliare la pelle, quindi di lavorare con questi piccoli microgranuli che ha all'interno per andare a rimuovere l'impurità della pelle. Mi sembrava una cosa geniale, nel senso che magari non da utilizzare sempre sempre, però da alternare a un prodotto normale per lavarsi, magari
una volta ogni 2 giorni, ogni 2 docce, ecco, a seconda di quante volte vi fate la doccia, alternare a un prodotto normale, lavante e basta, anche questo con questa azione peeling scrubbante per andare a rimuovere l'impurità della pelle. Mi sembrava un'idea geniale, cioè geniale, nel senso non è che non esiste in altri tipi, però ecco, mi piaceva l'idea di avere questo tipo di prodotto. Mi piaceva talmente tanto che ne ho presi due e ho preso anche un'altra limited edition. Allora, questo vabbè, i fiori primaverili. Questo qui invece è frutti di bosco e magnolia. Entrambi sono 200 ml, quindi comunque un bel po' di prodotto. Ecco qui. Come vedete, per esempio, qua dietro c'è scritto vegan, qua dietro invece, per esempio, non c'è scritto, quindi probabilmente è una questione di ingredienti che io adesso non vi so dire, ve li metto così se volete dare un'occhiata a voi, ma io non vi so dire più di tanto. E comunque questo dice vegano, vabbè. Entrambi appunto hanno questa consistenza con all'interno dei microgranuli che va a scrabbare. La differenza è che questo ha all'interno anche dell'olio, sì. Quindi consistenza cremosa ed oleosa. Oltre a detergere la pelle, i microgranuli presenti nei peeling rimuovono le impurità rendendo la pelle liscia. Qua dice praticamente la stessa cosa, però qua non c'è olio, mentre qua c'è anche un pochettino di olio, quindi dovrebbe essere ancora più idratante. Questo l'ho provato, i microgranuli sono piccolini. Ops, un po' di vento, ragazzi, un pochettino. Dicevo, i microgranuli non sono tanto grossi, sono piccolini, quindi permettono di fare un peeling leggero, appunto peeling, non scrub, quindi un'azione molto leggera, non assolutamente aggressiva, per cui in realtà ci permette di poter utilizzare, secondo me, tutte le volte che ci laviamo. Io dico di alternarlo perché comunque a me piace alternare e perché non voglio finire subito un prodotto, perché purtroppo questa cosa che quando ho acquisto un prodotto e delle cose mi piacciono e ritengono che abbiano un valore di qualsiasi tipo, anche una cosa che costa 1 euro e qualcosa, però se ritengo che valga, mi ci sia quasi mi, non mi ci affeziona perché è una cosa stupida da dire per un oggetto, però ci tengo e mi dispiace finirlo, come quasi se volessi collezionare tutto quello che acquisto che alla fine per me ha valore. Ed effettivamente sto un po' facendo così, ma mi rendo conto che non va bene perché poi mi riempio la casa di prodotti e magari, che ne so, ne manca tanto così e dico, ma scusami, finiscilo e buttalo via. E infatti, per esempio, con i fondotinta, io qua ho una vaschetta sulla scrivania con dentro tutti i fondotinta aperti che ho utilizzato ultimamente, ma ultimamente si sta parlando anche di anni, di sicuro un anno. Dicevo, e ho accumulato tutti questi prodotti, magari mi mancava tanto così, non volevo finirlo perché volevo lasciarlo lì, perché non volevo buttarlo via, perché non lo so perché, cosa ho nella mia testa, e accumulavo, accumulavo. L'altro giorno mi dovevo truccare, ho detto, vabbè, prendiamo questo, finito, prendiamo questo, finito, prendiamo questo, finito, ho detto, ma allora, ma scusa, cioè, ma che cacchio? E allora ho iniziato a fare un po' di repulisti e ho accumulato un po' di cose che vi farò vedere poi in un altro video, magari già oggi se riesco, di prodotti appunto terminati che almeno ve li faccio vedere, mi tolgo il pensiero e li posso buttare via e pace. Comunque non c'entrava niente con quello che stavo dicendo, ma è per farvi capire un pochettino come funziona la mia mente bacata. Comunque per tornare a dirvi che i granuli sono molto fini, per cui hanno un'azione non troppo aggressiva e devo dire che mi piace, il profumo è sempre ottimo. L'ho dato una sola volta, quindi vi dirò. Però soprattutto non so, magari adesso che viene l'estate, che dobbiamo depilarci, abbiamo magari un pochettino i peli incarniti, abbiamo magari da fare un pochettino di peeling sulle gambe, che le lascia veramente belle, lisce, morbide, quindi per quella volta che l'ho provato l'effetto mi è piaciuto. Questo non vi so dire ancora perché non l'ho ancora provato, sarà molto simile o magari avrà dei granulini diversi, non lo so, vedremo, ve ne parlerò quando l'avrò utilizzato. Sono curiosa anche di sentire la fragranza, perché Frutti di Bosco secondo me è una bomba. Non lo apro però perché, oddio, in realtà ecco una cosa importante da dirvi su questi prodotti è che non hanno il PAO, quindi non hanno la solita scadenza. Per intenderci, vediamo se ho un prodotto in giro che è tipo
Vabbè, lasciate perdere questa crema che è qua perché devo terminarla assolutamente. Vedete, 12 mesi dall'apertura significa questo simbolo, quindi solitamente tutte le volte che apriamo un prodotto dobbiamo tenere d'occhio cioè non abbiamo una data specifica, ma abbiamo dal momento in cui l'apriamo. Qui invece tutti i prodotti hanno una data specifica. Quindi, per esempio, per farvi vedere perché su quello lì non si vede, sul sapone sì. Qua c'è scritto 6-2020. Praticamente noi abbiamo fino al 2020 quindi 2 anni per terminare i prodotti, indipendentemente da quando vengono aperti. Io non me ne intendo di questo tipo di scadenza, infatti mi chiedevo dentro di me, ma se io lo apro, perché per esempio voglio non usarlo, ma lo lascio lì, mi dura comunque 2 anni anche se io l'ho aperto o indipendentemente dalla data scritta, cioè ovviamente quando lo apro devo consumarlo, però se io non lo apro mi dura fino al 2020 e se io non lo apro ma arrivo al 2021 e non l'ho ancora aperto non va bene. Punto di domanda, io di questa cosa non me ne intendo, non l'ho ancora capito, per cui se qualcuno di voi lo sa, ha già provato questi prodotti o comunque sa questa cosa, me la spieghi, perché almeno anche io mi regolo, tant'è che appunto questo, so che c'è scritto 2020, quindi teoricamente io posso aprirlo tranquillamente, però dico, ma se lo apro comunque non prende aria, agenti esterni, quant'altro, non è che poi quando lo apro ha comunque una scadenza, tempi brevi. Perché mi viene in mente, per esempio, il cibo, non so, i vasetti sottaceti, magari c'è scritto 2020, però c'è scritto al momento dell'apertura 7 giorni, per esempio. Boh, non lo so questa cosa. Ditemela voi se la sapete. Poi passiamo forse a. No, ecco, ancora un. Questo anche mi trovo di usarlo. Sono esaltatissima, scusate, ma mi esalto con poco. Questo è sempre un doccia schiuma per tutta la famiglia, dice. Credo che sia per il formato, perché ovviamente sono 500 ml mentre questi erano 200. Per esempio questo qui, vediamo quant'era, 300. Insomma, credo che sia il motivo è che è più grande, ecco. Questo l'ho preso, vabbè, oltre che per il prezzo, principalmente per la profumazione, perché è praticamente come si chiama? Frutto della passione, arancia e ribes nero, quindi delle cose che io adoro praticamente. Dice vabbè, per uso quotidiano, usare preferibilmente entro, vedere il fondo, tra l'altro preferibilmente entro, quindi qua cosa dice? Anche qua, il marzo 2020, vabbè, anche qui c'è scritto vegan, e appunto vedete, la sua etichetta normale in tedesco, che possiamo farne anche a meno perché io non ci capisco niente, e poi c'è sopra l'etichettina adesiva nostra, bella, non di carta che viene via, ma quelle tipo adesive di plastificate, in modo che comunque anche questo lo mettiamo sotto la doccia, non è che l'adesivo viene via in tempo zero. E niente, questo qua, ecco, un semplice bagno schiuma, ma che ho preso per la fragranza. Devo andare più la svelta perché sennò. Altro bagno schiuma, anche questo preso per la fragranza. È questo qui. Questo qui è il profumo di Lampone e Lime. Questo è un 300 ml, quindi il formato come quell'altro più piccolino da ragazzo. Anche qua, formula idratante, ideale per pelli sensibili, dice. Qua non dicevo niente, dicevo uso quotidiano, andava bene per tutta la famiglia. Questa è la differenza dei due formati. Ecco qui, ovviamente quello grande conviene sempre, però questo era troppo buono per poterlo lasciare lì. Cioè, guardate. Ma non vi fanno venire voglia di mangiarli questi cosi? Cioè, come si fa a non prenderli? Cioè, poi comunque sono cose che si utilizzano, non è che dico è una cosa, un surplus, non è un rossetto, che anche lì io, vabbè, non mi faccio molti problemi neanche in quel caso, però non è che dico appunto è un rossetto, quindi mi devo fare lo scrupolo di dire non lo prendo perché ne ho già mille, non lo uso. È bagno schiuma, quindi sempre lo utilizzeremo, per forza finiamo quelli che abbiamo e di sicuro andiamo a utilizzare questi. Quindi perché non spendere poco per un prodotto che comunque sicuramente andremo ad utilizzare? Perché no? Lasciarlo lì? Ma va. Quindi ho preso appunto anche questo, i prezzi, vabbè, solito,
notavo che poi, io non so cosa voglia dire perché ovviamente è tedesco, ci sono sempre scritte delle cose qua sotto, quindi tipo qua c'è scritto Aquacel Soft. Credo che questo indichi che sia un prodotto indicato per pelli sensibili, visto che era indicato dietro. Credo, eh. Comunque, questo. Poi, allora, iniziamo con qualcosa per i capelli. Sì. Ho preso finalmente un prodotto che è tanto che volevo provare, ma non mi decidevo. Non trovavo mai quello giusto e non lo trovavo mai al prezzo conveniente, come in questo caso. In questo caso costava veramente pochissimo, quindi ho detto, ma cosa, non lo prendo, non lo provo, tanto che dico che voglio provarlo, proviamo. Tra l'altro ne ho sentito parlare bene, per cui perché no? E quindi ho acquistato lo shampoo a secco. È un prodotto rivoluzionario, secondo me. Io, stupida, io che non ne avevo mai provati prima, però secondo me è veramente una figata. Ovviamente io preferisco lavarmeli i capelli, e questo è ovvio. Però ci sono quelle situazioni in cui, per un motivo o per l'altro, non riusciamo a avere il tempo di lavarci i capelli e notiamo che visibilmente sono un po' sporchi. Magari li abbiamo lavati il giorno prima, ma può essere successo di tutto, può essere che abbiamo fatto l'orto e abbiamo sudato un po', però non abbiamo tempo di lavarci il capello, e però si vede che è un po' unto, insomma, può essere un miliardi di motivazioni per cui magari non riusciamo, abbiamo fretta. Piuttosto che non abbiamo a disposizione shampoo, piuttosto che là, insomma, miliardi di motivi, ma ci sono, vi assicuro che ci sono, perché anch'io dicevo, ma che cazzo serve lo shampoo a secco? Ma non te li puoi lavare i capelli. Effettivamente è capitato invece anche a me l'altro giorno che vai di qua, vai di là, esci dal lavoro, devi riuscire per cena, cavolo, però è già tardi, non faccio tempo a lavarmi i capelli, però volevo uscire a cena, no, ma dai, così si vede che sono sporchi, un pochettino, ma cosa faccio? Li lavo, non li lavo? Vabbè, shampoo secco. Vai! Soluzione ottima, efficace, velocissima, ovviamente non è che poi dopo potete andare avanti una settimana senza lavarvi i capelli, questo è ovvio. Però devo dire che io l'ho già utilizzato 2 volte. Vabbè, a parte il fatto che il profumo, anche di questo, è estate, cioè è proprio estate pura. Lo dice, cioè anche la confezione, ma guardate quant'è carina questa confezione. Cioè, boh, è estate pura, pura, estate, vedete? Io credo che questo lo riacquisterò sempre. Anche se ho dato solo 2 volte, vi posso assicurare che, vabbè, Sweet Melon effettivamente sa di melone, per quello che dico estate. Spero che ci sia sempre questo, o magari cambierà fragranza, però dicevo che lo riacquisterò sempre perché ho scoperto veramente un qualcosa di utile. Il costo è veramente bassissimo come tutto, ma è veramente efficace. L'ho utilizzato una volta che appunto vado al lavoro, esco dal lavoro, vado a fare la spesa, vado a destra, vado a sinistra. Era già sera tardi, avrei dovuto appunto lavarmi i capelli per il giorno dopo. Il giorno dopo iniziavo di nuovo presto il mattino, non avevo il tempo materiale, anche perché io adesso li ho belli lunghi. In più, adesso che comunque li ho colorati, e se volete vedere tutta la tiritera di questi cavolo di capelli, vi lascio i vari. Perché ho fatto una roba strana, comunque giù nell'info box. I vari video che vi parlano della mia situazione, capelli, colore, grigio, quant'altro, dicevo, non è una cosa veloce, cioè non è come un uomo che tac 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 si fa lo shampoo, bababà, è subito pronto. No, bisogna fare la maschera, bisogna fare lo shampoo, poi dallo shampoo bisogna lasciare in posa l'altra maschera. Insomma, tutto un attimo, mettere il balsamo, pettinarli, asciugarli. Io per pettinarli ci metto minimo mezz'ora perché sono molto molto annodati. Adesso sto usando una maschera che mi sta districando bene, quindi va già meglio, però solitamente ci metto tanto sia da pettinarli che ad asciugarli, anche perché sono belli lunghi. Quindi comunque mi ci vuole del tempo che effettivamente a volte non si ha. In quell'occasione ho detto, vabbè, proviamo questo benedetto shampoo e devo dire che ha funzionato bene. Io non credevo assolutamente, non credevo proprio che potesse funzionare, invece ha funzionato bene, bene, bene. Non mi ha lasciato la scia bianca perché sentivo che molti lasciano la scia bianca, pace, ma non me l'ha lasciata, cioè nel senso che comunque spazzolandoli poi bene, non si vede più niente. Anzi, mi sono durati per altri 2 giorni, cioè io ho voluto lavarli.
ma avrei potuto secondo me andare avanti ancora perché non erano proprio sporchi, però notavo un pochettino di lucido qua che a me non piace assolutamente, anche tipo oggi per esempio, io così non mi piacciono, per me così sono da lavare, anche se li ho lavati poco fa, non è che li ho lavati ieri, l'altro ieri, però ci sono i giorni che mi si grassano di più, mi si lungono di più, mi sembrano più lucidi e quando sono lucidi mi sembrano più sporchi, quindi non mi piacciono. Questa è sicuramente una soluzione e efficace. Mi è piaciuto, mi è piaciuto, mi è piaciuto e lo ricomprerò sicuramente. Poi, parlando di sempre di capelli, adesso anche lì sto cercando di curarli un pochettino perché poverini, poverini, ancora adesso sono un po' merdosini perché ho fatto da poco comunque la deco, per cui non sono un granché, sono tutti secchi, vanno curati, quindi sto cercando di curarli il più possibile. Sto cercando di curarli il più possibile, per cui ho voluto prendere questa volta al verde, ecco i primi prodotti al verde che sono quelli assolutamente vegan, bio e quant'altro. E ho sentito molto parlare bene di questo shampoo e di questo balsamo, questi due, all'avocado. Allora, al verde, per shampoo all'avocado e al burro di karité, per capelli rovinati e tendenti alla rottura miei. Senza silicone, ovviamente, la formulazione con estratti di avocado bio, estratti di burro di karité bio e proteine di grano, deterge delicatamente ed aiuta a fortificare la struttura capillare. Il balsamo, stessa cosa, per il stesso tipo di capelli, aiuta a fortificare la struttura dei capelli rovinati, la glicerina vegetale dona idratazione, i capelli vengono nutriti, resi più brillanti, più morbidi e facilmente pettinabili. Ecco, io ho sentito parlare bene sia dello shampoo che del balsamo, per cui li ho voluti acquistare entrambi. Eccoli qua. Sono curiosissima di provarli, non ho mai provato uno shampoo bio. So, per tutti i vari video che ho visto che non hanno un forte potere lavante a livello di sensazione, non tanto di effettivamente di risultato. Ma quanto a livello proprio di schiuma, ecco, non sono molto, non fanno tanta schiuma e quindi danno l'idea di non lavare a fondo, anche se non è così. Quindi voglio capire come mi posso trovare con un prodotto di questo tipo perché io non l'ho, non li ho mai utilizzati, quindi non so come può essere. Già il fatto che sono stata preparata a questa cosa, quindi ne ho sentito parlare e quindi in anticipo so che fa poca schiuma. Credo che sia stata una cosa utile per me da sapere in anticipo, in modo che quando mi metto a lavarli non mi faccio condizionare da questa cosa e quindi so che ok, sta facendo poca schiuma, ma è normale, non è che fa cagare lo shampoo. Sono veramente curiosa di provarli. Questi sono 200 ml, questi prezzi voglio dirveli nello specifico perché passiamo a una linea bio che quindi credo che il sapere il prezzo di uno shampoo, di un balsamo di questo tipo possa essere importante. Allora, un secondo solo che ci guardo. Allora, per esempio, al verde balsamo avocado 2,59 euro. Mentre al verde shampoo repair 2,39 euro. Quindi 2 euro e qualcosa, neanche 2,50 euro per tutti e due i prodotti. Quindi neanche 5 euro per tutti e due i prodotti. Stiamo parlando di 200 ml. Shampoo e balsamo bio, vegan, eccetera, eccetera. Allora, di questi vi faccio vedere il retro in modo che se volete appunto farvi un'idea per inci e quant'altro, ci guardate, mettete un attimo in stop e guardate quello che vi interessa. Io mi fido, mi basta così. Poi, sempre per i capelli, ho preso un altro shampoo, questa volta sempre al verde, questa volta shampoo volumizzante al bambù e alla menta e bergamotto, per capelli fini e privi di forza, sempre senza silicone, per capelli con visibilmente più volume. La formulazione con proteine di piselli, proteine di grano e l'arginina aiuta a fortificare la struttura dei capelli fino alle punte senza appesantirli. Allora, ho voluto provare anche questo perché è vero che i miei capelli in questo momento sono danneggiati, ma è anche vero che io in realtà prima di decolorarli
non avevo mai fatto nulla ai miei capelli, erano dei capelli comunque sani, belli lisci, l'unica cosa che erano un po' piatti, anche perché io avevo questo bruttissimo vizio che ancora non mi è passato del tutto di sinsigarli e di strapparli in questa zona qua sotto e anche qua sopra. E quindi ne ho persi tanti anche, cioè tempo fa, molto tempo fa, io dico tempo fa come se fosse l'altro ieri, ma stiamo parlando in realtà di una decina d'anni fa, se non di più, avevo una chioma un pochettino più voluminosa. Ecco, adesso ne ho meno e per cui mi danno l'idea anche di essere un po' più, più piatti, senza vita. Infatti da sempre io e mia mamma in casa, quando abitavo con lei, usavamo lo shampoo Pantene, quello viola al volume, sì, quello che ho ancora anch'io in bagno, peraltro, e continuo ad amare, anche se non è un prodotto bio, non è un prodotto vegan, ma è comunque uno shampoo che riesce a darmi un po' di vita ai capelli, quindi che riesce a rendermi effettivamente più volumizzati, che mi fa una chioma un po' più folta, ecco, diciamo così. Quando ho visto questo, ho pensato di provarlo perché voglio vedere se effettivamente l'effetto può essere carino, nonostante il prodotto sia un prodotto appunto bio, vegan e quant'altro. Quindi se effettivamente ha questo potere volumizzante. Sono veramente, veramente curiosa di provarlo. Poi, sempre per i capelli, qua mi sa che siamo tutto sui capelli più o meno adesso, ho preso sempre senza silicone, senza petrolati, senza bababà, come si dice, una maschera per capelli, anche perché appunto sempre tornando all'idea, al concetto che sto iniziando a curarli, a trattarli un pochettino bene, a volerli nutrire bene. Ho diversi prodotti che ho iniziato a testare per quanto riguarda maschere e capelli, tra cui quella che vi dicevo l'ultima volta, che però non mi è piaciuta tantissimo, di Equilibria. Anche lì vi lascio il video magari giù nell'info box dove vi parlo di quella maschera. Ho visto questa e ho voluto provare a prenderla. Ripeto, cioè, i prezzi sono talmente bassi che come fate a dire vabbè, non lo provo? Cioè, cosa mai mi può fare? Sempre al verde. Qua vediamo se trovo 2,99. Ok, ci siamo. Questa maschera sono 150 ml. Allora dice: trattamento lucentezza per capelli al limone e albicocca, per capelli spenti e crespi. Quindi torniamo al discorso di decolorazione. Calcolate che solitamente ho un capello che all'attaccatura è più grasso, quindi la cute si lucida facilmente, diventa grasso all'attaccatura, mentre le lunghezze, ovviamente, a causa della deco, ora sono secche più che mai. Quindi, comunque, è un qualcosa che ritengo per le lunghezze, non ovviamente per il sopra. Vabbè, con oli di noccioli, di albicocca, con estratti di limone bio, senza silicone, con cheratina vegetale. I capelli tornano ad essere morbidi e lucenti, facilmente pettinabili, ideale per tutti i tipi di capello. Quindi sono anche questa curiosissima di provarla. Mi sto approcciando ora a questo tipo di prodotti perché non ho mai, mai, mai in vita mia usato maschere per capelli. Cioè, non ho mai usato maschere per la faccia, figuriamoci per i capelli. Per cui mi sto approcciando adesso a tutte queste cose. Io voglio il potere districante anche, quindi mi auguro che questa, a differenza di quella di Equilibria, abbia questo potere districante che quella non ha. Spero vivamente. Anche lo shampoo, anche il balsamo deve averlo, quindi spero insomma che tutto vada bene, speriamo. Poi, una cosa simpaticissima che al verde, che scusate, che di MA, sono le mini size. Praticamente sono versioni piccoline di prodotti che ci sono anche grandi. Questi la trovo una genialata perché non tanto per la convenienza, perché comunque costano talmente pochi prodotti che la mini size in confronto quasi costa di più, perché comunque sono 50 ml di prodotti e adesso andiamo a vedere i prezzi, facciamo un attimino una media, un confronto. Sicuramente non tanto quanto a livello di prezzo, ma quanto come dire,
Può essere comodo, per esempio, se dovete andare in palestra o in viaggio e dovete portare delle cose piccoline, ne prendete tre e le avete a sufficienza per il vostro viaggio, non vi occupano tanto spazio, palestra piuttosto che viaggi, un weekend via, piuttosto che per dei regalini, anche questa non mi sembrava un'idea carina perché magari volete fare un piccolo pensierino. Le mini size sono sempre molto carine. Andate sul sicuro perché comunque non state regalando un boccettone di una cosa che magari una persona poi non va a utilizzare, ma state regalando una cosa comunque piccolina. Sono prodotti che comunque si usano, quindi anche come idea regalo potrebbe essere carina. Magari ne prendete due e fate un bel sacchettino e boh, a me piace come idea. Come mini size ho preso allora, il docciaschiuma alla mente bergamotto era questo che dicevo, dov'è? Al verde, mente bergamotto 50 ml, 89 centesimi. Adesso io non ricordo quanto costasse la versione grande di questo prodotto, però un po' perché volevo provarlo, un po' perché mi incuriosiva veramente la mini size, ho detto prendiamo la mini size. 89 centesimi non è i 2 euro che magari può costare, sono 50 ml. La confezione, adesso io di bagnoschiumi al verde no, non li ho presi, però questa così sono 200 ml, 2 euro qualcosa. Il 50 ml è 89 centesimi, sì, ci può stare. Conviene di più quella grande, comunque, secondo me. Però, vabbè, per provarla ci stava, e quindi questo è un docciaschiuma. L'ho preso piccolino appunto perché avevo preso tanti docciaschiuma di balea e quindi non volevo prendere altra roba di Alverde, che comunque come linea ovviamente costa quel pelino di più per il fatto che sia bio. Ho detto, ho già preso quelli, magari giusto per provare prendiamoli piccolini. Ho preso questo. Ho preso sempre balea, ah sì, sia al verde che balea, mi sono scordata di dirvi, e hanno anche delle mini size di prodotti tipo prodotti nostri, cioè che noi non abbiamo la versione piccola e magari loro ce l'hanno, non mi ricordo adesso che cosa, c'era anche tipo come si chiama? Disinfettante mani, tipo a mucchina, però non a mucchina, disinfettante mani, anche quello molto carino. Però siccome ne ho altre da finire, quello ho lasciato perdere. Comunque, al verde. Poi ho preso Balea. Questo è doccia schiuma, lime e aloe vera. Formula idratante, idrologica, vabbè, una mini size così. Adesso poi ho preso, sempre di Balea, sempre due mini size, shampoo e balsamo. Questi qui. Questi li ho presi perché c'erano tutti e due, quindi c'era sia shampoo che balsamo, quindi sono perfetti da portare appunto in vacanza perché sono piccolini, mi occupano poco spazio ma hanno tutto. E questo sono shampoo idratante al profumo di mango per capelli secchi e rovinati, quindi sempre un'altra linea per capelli secchi e rovinati come gli altri, quindi volevo provare anche questo. E appunto il balsamo idratante sempre al profumo di mango, poi io adoro il profumo di mango. Quindi sono super curiosa di provare anche questi qua. Erano troppo carini, dai. Io ho detto, ma sì, prendiamoli. E chi se ne frega, vaffanculo l'avarizia. Poi, prodotto molto interessante, sempre per il corpo, sempre per lavarsi. È una mousse doccia balea. È questa qui. Allora, questa è al profumo di lime e pompelmo. Come vedete, tutte le fragranze sono... Wow, una bomba! Ero super super curiosa di provare questo prodotto, questo come altri prodotti in mousse, perché non ho mai provato mousse per il corpo, mousse lavanti. Mi sto approcciando a questa cosa ora. Ho un detergente per il viso che è appunto a schiuma, mousse, ecco. Ma non avevo mai provato nulla di questo tipo. Quando in alcuni video ho visto che c'erano questi prodotti in schiuma per lavarsi, ho detto, ma no, ma wow, ma che bomba, li voglio. E ce n'erano alcuni che ho proprio visto in alcuni video di alcune ragazze e ho visto pari pari la confezione. Ce n'era uno tipo ai marshmallow, una roba del genere, però non era una fragranza che mi ispirava particolarmente. Quando ho visto questa mi ispirava molto di più, perché secondo me rispecchia più il mio gusto, ecco. Perché appunto adoro sia il lime che il pompelmo,
E qua dice, vabbè, per tutti i tipi di pelle, agitare, vabbè, prima dell'uso, ma non dice niente di che, è comunque una mousse lavante, quindi praticamente una sorta di doccia schiuma, però fatto in mousse, mousse doccia. Io non ne ho mai provata nessuna, quindi sono super curiosa. Tra l'altro, un altro prodotto che ero curiosa di provare, ma che però non ho trovato purtroppo, sempre in mousse, però crema, quindi non per lavarsi, ma post lavaggio, quindi per andare a idratare al posto della crema, del fluido corpo, del burro corpo, del latte corpo, fatto però appunto in mousse. Purtroppo non l'ho trovato. Idem quello in spray. Non so se è perché erano delle edizioni limitate, quelle che ho visto nei video delle ragazze, o se è perché in quel momento quel prodotto non c'era. Bah, vedremo, insomma, vi sapremo dire perché tanto tornerò da DM, per cui vi saprò dire. Intanto questo, sono proprio curiosa di provarlo. Cioè, veramente, poi vedete come sono innovativi, come sono carine, simpatiche le cose, veramente, come fate a dire non lo prendo? Cioè, è impossibile, impossibile. Il problema sarà sistemare tutte queste robe. Ma non è finita. Ultimi tre prodotti per capelli. Allora, ho voluto prendere, siccome stavo finendo quello che avevo a casa, che poi la mia collega mi ha regalato e poi ne ho acquistato un altro io, che avrete visto nel video, acqua e sapone, però sono alla ricerca di prodotti appunto buoni sempre per i capelli e mi piace l'idea di prima di asciugarli, di pettinarli, di andare a dare un pochettino di idratazione e di lucentezza con un olietto. Sto valutando, sto provando diverse cose. Quello che sto provando, sì, non mi dispiace, ma non è niente di che. Ho visto questo, ho detto perché non provare questo qui. Allora, cosa mi dice qua? Balea Professional spray nutriente intensivo per capelli. Nutre i capelli senza ungerli. Formula arricchito con olio di argan, ideale per capelli secchi e danneggiati. Io sono molto curiosa di provarlo. È fatto così a spray, quindi non ho idea neanche di come sia, perché per esempio io ho ad olio ho proprio l'olio, quindi che lo metti sulle mani e poi lo metti sui capelli, e ho una cosa sia spray, che però è quello misto balsamo, latte, diciamo, nutriente. Quindi, boh, non lo so, sono curiosa. Siccome i prodotti per capelli spesso si distinguono per colorazione, quindi vedete le confezioni, non so, per esempio c'è lo shampoo secco, io vabbè ho preso questo qua generico, ma c'era per esempio per i capelli biondi, per i capelli chiari chiari, per i capelli cenere, per i capelli marroni, per diverse colorazioni, ecco, vedo che questa qui è così marrone. Ma io in realtà non ho visto altro, quindi non credo che sia legato al colore dei capelli. Mi lascio questo punto di domanda e magari vado a verificare meglio la prossima volta. Però noterete se guardate i prodotti per capelli che ci sono alcuni e propri prodotti divisi per colore. Quindi se tu devi andare a sceglierne uno, vai però sul tuo tono. In questo caso io cercavo un olietto. E ho trovato questo indipendentemente dal colore, ecco, dei capelli. Credo che non c'entri nulla, sia un caso che sia castano come il mio colore. Però controllerò la prossima volta. Anche questo non l'ho ancora utilizzato, quindi non vi so dire. Ultimi due prodotti per capelli, e non potevo lasciarli lì perché il prezzo veramente di 1 euro e qualcosa. Come faccio a lasciarli lì? È impossibile, non posso. Mi servono e con quello che costano questi prodotti, vaffanculo, io me li porto a casa. Dararam, shampoo e balsamo anti-giallo. Cioè, io quando li ho visti ho detto: non è possibile, cioè non è possibile. Calcolate che, lasciamo perdere L'Oreal che per il momento per me è il migliore di tutti, il Silver, quello dell'Oreal. Quello che mi aveva dato mia nonna, che ho dato alle origini, quello che poi dopo ho riacquistato, ho pagato su una quindicina di euro più o meno come prezzo, siamo lì. E addirittura lo shampoo antigiallo che invece avevo preso da Capello Point, non ricordo se avevo fatto il video o no, credo di sì, comunque se c'è che ve l'ho fatto ve lo lascio nell'info box. Come si dice?
L'avevo pagato anche quello sui 13, 14, 15 euro, una cifra del genere, che ero rimasta veramente basita. Però Cappello Poncio l'ho vicino al lavoro, per cui mi era comodo, non avevo voglia di andare a guardare chissà dove. Quello L'Oreal che avrei preferito in quel momento non lo riuscivo a trovare, l'ho trovato dopo, per cui per un periodo ho usato quello lì antigiallo di Cappello Point, che non faceva una mazza, proprio uno schifo. Uno schifo, uno schifo, uno schifo. Non colorava, non era molto liquido, non, no, 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 no. Non mi era proprio piaciuto per niente. Quello L'Oreal, sì, quello L'Oreal è il top, è il migliore. Non per quanto riguarda ovviamente gli ingredienti o quant'altro, ma come resa del prodotto, come risultato finale, per quello che ci serve. Quindi il risultato anti-giallo, sì. Io addirittura lo lasciavo in posa, quindi cosa facevo? Siccome volevo proprio quasi dare questo tono lilla ai capelli, lo mischiavo con un po' di balsamo, lo mettevo come impacco pre-shampoo praticamente, lo lasciavo in posa per una mezz'oretta anche, e poi mi lavavo i capelli, quindi lo utilizzavo in quel modo e veramente mi lasciava il riflesso argentato che volevo ai capelli. Quindi quello lo stramo, però costa, perché costa 15 euro, almeno io l'ho trovato a 15 euro, ma addirittura forse pure di più può costare. Quindi quando ho visto questi a pochi euro, sia shampoo che balsamo, me li sono presi entrambi. Qua mi dice, leggiamo un pochettino, Balea Professional Shampoo effetto argento splendente, per capelli grigi, bianchi e decolorati, senza siliconi. Mi dica decolorati è un'ottima cosa, perché molto spesso i capelli e i prodotti antigiallo si pensa che siano solo per le vette, che hanno i capelli bianchi, grigi, naturali e che quindi hanno bisogno di qualcosa che non vada a ingiallirli, ma che siano comunque i loro capelli naturali. In realtà, ovviamente, i miei sono decolorati, quindi ho bisogno di un antigiallo, che vada comunque bene per il mio tipo di capello, che è un capello anche, come dire, sfibrato, un po' rovinato in questo momento, ma che non è giallo perché è naturalmente così, ma perché o si ingrigisce, si ingiallisce per smog e quant'altro, ma perché è il pigmento del mio colore proprio che è così. Perché ovviamente sono scura e decolorando e mi passa prima dal marroncino, dal giallo, dall'arancio giallo e poi alla fine forse bianco se ce la facciamo. Vabbè, comunque, applicare su capelli bagnati, lasciare agire brevemente e risciacquare. Stessa cosa per questo, distribuire uniformemente sui capelli bagnati, lasciare agire brevemente, sciacquare con cura. Quindi il fatto di avere sia lo shampoo che il balsamo di una linea appunto antigiallo e così economici, ho detto no, non posso non prenderli. E quindi me li sono portata a casa e non vedo l'ora assolutamente di provarli. Sono curiosa di vedere un attimino il colore, tanto qua la scadenza è sempre il 2020. Voglio vedere com'è. Esatto, sì, è viola. Mi sembra un po' liquido. Vabbè, non vedrete mai voi. Sembra un po' liquidino, quindi non tanto corposo quanto quello della L'Oreal, che è proprio una crema viola. Questo mi sembra vederlo così un po' più simile a quell'altro. Però vediamo, comunque il prezzo, cioè un 15 euro contro un euro, 2 euro di coso, voglio dire. Vediamo questo. Questo è il balsamo, come vedete anche questo è lillino. Sono troppo curiosa, veramente. Solo che al momento non li posso ancora utilizzare, perché in realtà il parrucchiere mi ha detto sul tonalizzante di non usare l'antigiallo, perché in realtà toglie il tonalizzante, quindi va ad agire appunto sul colore che noi gli abbiamo messo e ad eliminarlo più velocemente, quindi sia mai, non voglio assolutamente. Quindi per il momento sono da parte per quando ovviamente la tonalizzazione se ne andrà e mi rimarrà sotto il biondo che io odio, quindi per evitare di avere i capelli biondi userò questi prodotti, perché non si può andare sempre dal parrucchiere, cioè sennò veramente qua no, fine, io basta, non andrò più perché sono andata già troppe volte, ho speso troppi soldi, il risultato non è ancora come dico io, per cui mi sono rotta le palle, però di questo parleremo in un altro video. Per il momento è tutto, questa era la parte con un sacco veramente di prodotti per quanto riguarda corpo, mani, capelli, prodotti per lavarsi.
Vi aspetto nella seconda parte del video con i prodotti invece per il viso e altri prodottini vari. A presto!